Un racconto gotico dal fascino oscuro e febbrile. Resterete ammaliati dalle spaventose vicende che prendono forma in questa scuola per signorine dimenticata dal mondo. Stephen King. Ormai degli anni 60, che però è stato adesso ristampato per l'occasione, perché è uscito al cinema un secondo adattamento del film, questa volta con la regia di Sofia Coppola. Siamo in piena guerra di secessione degli Stati Uniti d'America, quindi siamo all'incirca nel 1861 quando inizia, nel 1865 quando finisce, anche se il romanzo è ambientato quasi verso la fine della guerra di secessione. In un momento in cui l'esercito nordista scende verso l'esercito sudista e siamo in una zona della Virginia. Questo romanzo è fantastico per i contrasti e i conflitti che crea e che continua a mantenere per tutta quanta la lunga digressione temporale, cioè è un romanzo di quasi 500 pagine che in realtà mostra una storia da un punto di vista assolutamente diverso dal solito ed è interessantissimo il modo in cui Thomas Cullinan ha deciso di scrivere questo romanzo. Al di fuori dell'ambientazione scelta per il romanzo si sentono scoppi di cannoni, un galoppare di cavalli intenso, il lettore è trasportato in una sorta di bolla protetta. Siamo infatti in un collegio femminile, il collegio femminile delle sorelle Farnsworth, che si trova lì in un momento in cui la guerra appunto è nella zona della Virginia, il collegio a metà, in una linea di confine tra l'esercito del nord e quello del sud. Una mattina ovviamente capita un incidente che dà via alla storia, l'incidente è che una di queste ragazze, una delle cinque ragazze che ancora resistono all'interno del collegio, nonostante la guerra, trova un caporale ferito, un caporale dell'esercito nemico, comunque dell'esercito del nord. Che cosa significa inganno? Il verbo ingannare, che cosa significa davvero? Ingannare significa indurre in errore, far credere all'altro di sbagliare, riuscendo un po' con la manipolazione a far credere alla persona che abbiamo di fronte di aver ragione, di aver il coltello dalla parte del manico. Che cosa ha significato questo per Thomas Cullinan? Lui vuole mostrare un momento in cui appunto la guerra è imperversa in tutto il resto del mondo, c'è questo collegio protetto in mezzo ai boschi. Avrebbe potuto raccontare la storia in terza persona, brevemente anche, per mostrare il contrasto tra il collegio, la vita del collegio e la vita esterna, e invece no, l'autore decide di raccontare il punto di vista personale di ogni singola donna che lo abita. Un romanzo straordinario, con un punto di vista multiplo, che viene alternato per tutto il romanzo. Sono 8 le donne che abitano questo collegio, quindi 8 punti di vista diversi, 8 donne che raccontano come l'arrivo di questo caporale e un caporale ferito che viene curato all'interno del collegio vada un po' a scombinare totalmente gli equilibri della casa. Ed è interessantissimo perché definire e descrivere 8 punti diversi di 8 donne di età diversa, di formazione diversa, con un passato diverso e anche una forma di linguaggio diversa è una opera tecnica difficilissima. È un romanzo che io consiglio a tutte le persone che vogliono provare a raccontare una storia con una tecnica di scrittura diversa dal solito, utilizzando quindi un punto di vista magari multiplo come in questo caso alternato. Consiglio questo romanzo a tutti gli appassionati di romanzi diversi dal solito, lo consiglio appunto per le note tecniche perché è fantastica questa successione di capitoli e punto di vista multiplo per tutto il romanzo, lo consiglio anche a tutti gli appassionati appunto di storia degli Stati Uniti d'America perché Thomas Cullinan riesce a dare un punto di vista diverso sulla schiavitù e sulla guerra di secessione che nessuno fino a questo momento era riuscito a dare, perché riesce a parlare dell'abolizione della schiavitù attraverso dei dialoghi all'interno di una casa di signorine, attraverso il punto di vista di alcune donne che in quel momento non era un punto di vista preso in considerazione, quindi è come se restituisse la parola agli ultimi. Capiamo che cosa pensavano ipoteticamente delle donne alla fine dell'Ottocento in America su una guerra che si stava combattendo a pochi metri dal luogo dove loro cercavano di stare rinchiuse e restare al sicuro.